hanno attraversato da protagonisti la scena musicale degli anni Ottanta, diventando i re di un'epoca musicale. Non potevano i Bee Gees rimanere senza una cover band in un'epoca in cui tutti gli artisti più noti ne hanno una. Nasce così, da una passione viscerale per la disco music di tre musicisti pugliesi, la Bee Gees Mania. Dopo anni di gavetta, feste di piazze e la vittoria al Re per una notte condotta da Gigi Sabani, i Bee Gees Mania sono tornati sul piccolo schermo, su Canale 5 e a Davanti un altro con Paolo Bonolis. Immediato il successo e la richiesta di partecipazione in altri format televisivi, tanto da dover registrare un video promozionale per Mediaset. Come location è stato scelto il Teatro Traetta di Bitonto, dove durante la loro performance i tre artisti, Alfredo Sebastiano di Lecce, il Molfettese e Tommaso Minervini, sono stati accompagnati dalla controorchestra Big Band. Distribuiti dall'agenzia Evolution Eventi di Bitonto, ora i tre Bee Gees di salsa pugliese sono attesi da un'estate caliente al ritmo della febbre del sabato sera. Noi abbiamo sempre la sensazione che i Bee Gees siano un prodotto vecchio, vetusto, e quindi quando vediamo dei giovani chiediamo loro se in realtà conoscono le canzoni dei Bee Gees. Ci rendiamo conto che in esecuzione d'opera, fatto caso per alcuni brani che a loro non sono conosciuti, però se parliamo dei brani ormai super popolari tipo Stayin' Alive, Night Fever, You Should Be Dancing, Massachusetts, Too Much Heaven, How Deep Is Your Love, ci accompagnano in un attimino con un po' di titubanza, dopodiché il pubblico si riscalda e ci accompagna volentieri anche col battito di mani. Is your love and deep is your love? I really need your love, cause we're living in the world of fools, breaking us down.